Ciao ciao amici, sono il Carletto e come sempre questo è il mio canale dove vado a recensire statue, doll, action figure, Cavaliere dello Zodiaco, Mick Clot, Robot Shogokin, tutto quello che è il mondo del collezionismo che noi adoriamo. Qua con me c'è anche oggi Rafa. Ciao a tutti ragazzi. E andiamo avanti con le nostre recensioni degli samurai, gli ominidi che sono nati vecchi, li abbiamo chiamati così perché hanno bisogno delle protesi per reggersi in piedi, o del bastone della vecchiaia, che in questo caso è la basetta, perché se no sono sciancati. Allora, lui è Shido della Terra, uno dei cinque samurai, vedete, fronte e retro. Andiamolo ad unboxare, vediamo anche questo sciancato come ce l'ha fatta casa Bandai. Peccato che tutti hanno questo problema delle anche, come dico sempre anche nelle altre, non lo cercate nuovo perché la prima volta che lo montate vi rimane la gamba in mano, perché è proprio un difetto di fabbrica. Quindi andiamolo ad unboxare e vediamo come è fatto. Eccoci qua amici. Allora vediamo subito il libretto di Shido della Terra. È più terra di così, che oggi siamo in mezzo alla terra, proprio non si può fare. Eccolo qua, vediamo tutto quello che c'è all'interno come è solito di casa Bandai. Vediamo come fare il totem e come andare a montare pezzi sul samurai. Guardate che spettacolo, i librettini di casa Bandai sono sempre bellini, anche se datati, perché questo qua comunque è datato. Molto datato, aspetta un attimo che c'è, si è auto-aggiustato. Qua abbiamo l'arma che poi vedremo anche su. Allora vediamo subito i due visi di Shido, ragazzi. Allora, oltre, guardate qua, no, si mette a fuoco, sì, comunque anche se datato fatte veramente bene. Peccato il problema di queste figure che sono le anche. Qua come sei, a posto? A quanto pare Raffa è fortunato, il mio ce le ha tutte e due staccate, mo' gli cambio il samurai e me lo tengo io, dai, ti va? Col cavolo! Guardate qua è un miracolo, è mollissimo, per quello noi abbiamo fatto guarda come dondolo, eccolo, ecco, appunto, abbiamo perso qualche pezzo. A me e poi ti ammazza. Cos'è che è caduto dentro qua? Là dove c'è l'elmo. Ah, qua, vabbè, per fortuna l'abbiamo visto. Comunque questo è samurai che in questo caso a Raffa è andata di lusso, mollissime ma non rotte. Questo è l'elmo, che le altre parti un po' di mani e copri mani, che adesso vediamo comunque anche applicati, perché vi facciamo vedere il samurai e il totem. Quindi tieni qua Raffa, mega organizzati ragazzi, anche in mezzo alla campagna. Inizia a prendere il mio ve lo faccio vedere così. Eccolo! Due gambe al prezzo di uno, il solito problema delle anche, vedete, andate, si rompono in tutti, li possiamo andare a rimettere, vedete, ma si staccano, quindi lo possiamo far star su soltanto ragazzi con la basetta, guardate, perché se noi gliela andiamo a mettere poi si staccano, quindi è il problema di tutti. Io vi voglio far vedere realmente il prodotto, vi faccio vedere, quindi in questo caso, perché proprio non stanno su, ve lo farei vedere così, vediamo, perché ve lo voglio far vedere comunque nel dettaglio, quindi lo vediamo se riusciamo a fare una cosa di questo tipo. Guardate cosa sto provando a fare. Allora devo poi tenerle, no, niente, si staccano, dobbiamo andarli a mettere su, vedete, poi dopo la basetta. Comunque lui è il samurai, guardatelo così per intero come si può, perché ha le anche rotte, le gambe partono, e quindi niente, dai, per farvelo vedere bene vi faccio vedere la parte bassa, proprio così, vedete, perché questo qua è drammatico, perdita di pezzi, sì, comunque no, i pezzi stanno su bene, poi adesso perché Raffa mi era caduto, comunque le gambe adesso ve le faccio vedere staccate, se no non ve lo faccio vedere bene. Guardate la parte della cintura, che bella. Poveracci, sono nati deformi ragazzi, sono nati deformi. Raffa, facciamogli vedere così a fianco anche il totem, che come abbiamo detto in tutte le recensioni, guardate, così fa la sua scena. Se noi lo appoggiamo così, appoggiamo il totem a fianco, vedete, per i cinque samurai vale quella cosa là, più bello il totem, vero? Molto più bello. Molto più bello il totem con a fianco il samurai, ragazzi. Comunque poi
ribadisco, voglio se vogliamo un dettaglio, Carlo. Se vogliamo far vedere poi bene 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 agli amici, possiamo farli vedere, ecco, hai perso anche tu un pezzo, sì, vabbè, queste qua si staccano, però vedete il totem non ha i problemi del samurai, quindi lo consigliamo così, con a fianco a fianco il samurai Shido praticamente in piedi, senza normale, niente. Senza niente, senza l'armatura, perché guardate il totem è veramente bello, guardate che belli così, peccato che le gambe, dai, facciamoli girare in mezzo alla natura così, che è veramente rilassante, ragazzi, facciamo girare bene 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 e ve li facciamo vedere tutte e due, sia totem che a samurai, uno a fianco all'altro. Eccoci qua amici a vedere anche il Shido della terra girare, sia in versione samurai che in versione totem. Guardate che bella questa scena, a me quando li vedo come cavalieri girare come samurai dietro con dietro il verde come i samurai nel Giappone che combattevano tra queste praterie, mancano un po' di fiori. Andiamo a trovare qualche fiorellina. Sì, sì, come no? Vai, vai, inizia ad andare. Va. A fa qualche vibrazione di troppo. Tra un po' li vedremo volare in terra nel precipizio. Speriamo che vola nel precipizio il totem del Raffa. No, no, meglio il tuo, guarda, così mi rido di più io. Comunque, ragazzi, allora, come materiali riguardanti le parti dell'armatura ci siamo, verniciatura ci siamo, eccezionali. È il fatto che sono nati vecchi, come stiamo dicendo all'inizio di ogni recensione, che hanno bisogno per forza, per rimanere in piedi in vetrina, della basetta, perché se no non ci siamo per quanto riguarda le plastiche delle anche, che si spaccano e ci rimangono le gambe in mano, tranne il mio che è stato fortunato in questo caso. Raffaele, su quanti ne hai tu? Sei? Sì. Su 6 praticamente ne ha avuti 2 non rotti, quindi è stato fortunato. La media è quella, ma ragazzi, dopo 2-3 volte che diciamo che si vanno a montare le parti, prima o poi ti rimane in mano, quindi non la cercate perfetta perché non si trovano, non mettetegli secondo me le repro perché non ha senso, teneteveli a totem con a fianco il samurai o usate la basetta come faccio io. Esatto. È inutile spenderci soldi dietro per pezzi rifatti, robe così, secondo me è una cosa che possiamo anche evitare. Il samurai di per sé è bello, secondo me è anche più bello del Sentinel, che comunque vedremo poi tutte le comparazioni, perché appena mi arrivano le faremo le comparazioni Sentinel Bandai. E diciamo, andiamo a concludere anche questa recensione, perché ragazzi l'avete visto più che bene, e quindi andiamo anche a Shido concludere la recensione Shido. Ragazzi, giunge al termine anche la recensione di Shido, cavaliere della terra dei cinque cavalieri samurai della terra dei cinque, veramente mi sono fissato samurai, dei cinque samurai, dei cinque trooper, sì, dei cinque samurai trooper, samurai trooper. Allora, che dire, solito problema, cavaliere veramente, cavaliere, buongiorno, oggi mi vengono i cavalieri, ma sapete che noi non li rifacciamo, quindi direi uno dei cinque samurai, che come diciamo per tutti i samurai fatti veramente bene, ma problema delle anche, veramente delle gambe che ti rimangono in mano per un problema di stampo di produzione a livello del bacino che si spacca e praticamente la gamba ti rimane in mano. Peccato, perché veramente sono belli, abbiamo bisogno di per tenerlo a samurai in vetrina per forza della basetta, ma se lo teniamo come vediamo qua con il samurai a fianco del totem, lo possiamo tranquillamente tenere così e sta veramente bene, veramente bello. Che dire, è giunta quindi al termine. Se vi è piaciuta questa recensione, like, sempre like al video. Se volete vedere tutte le mie recensioni, perché magari vi è scappato qualche articolo che magari poi volete prendere in futuro, attivate la campanellina così vi escono fuori tutte le mie recensioni.
E che dire, oltre a quello, se vi va iscrivetevi anche al canale andando in alto quando esco io col guanto di Thanos, potete anche cliccare là e iscrivervi al mio canale. Un saluto dal Carletto, da Raffaele. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima e andiamo avanti con le nostre recensioni. Ciao.